E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Parlando all'EMA con gli amici di Savart mi hanno detto: ma hai voglia di farti una lezione su come affilare, ma veramente, una catena di motosega? Beh, non potevo lasciarmi scappare l'occasione ghiotta, però gli ho imposto di poterli firmare in modo tale che tutti possiamo assistere alla lezione. Quindi oggi sono qua in Savart per imparare ufficialmente a affilare la catena della motosega sia con una lima sia con un affilatore elettrico. Ma entriamo. Mi hanno scoperto. Allora, qua è tutta una parte, un po' una vetrina, tutti i prodotti Oregon, Fiskars. Vabbè, niente, non perdiamo tempo, andiamo. Allora, eccolo qua, ciao Paolo. Allora, io ti do le spalle, ecco qua, ho già incontrato Paolo, tutto bene? Ciao, ma tutto bene. Non ti stringo la mano perché, vabbè, no, tanto no, ci conosciamo. Problema. Allora, Paolo, andiamo a affilare? Ad affilare. Oh, ma devi essere bravo a spiegarci bene, bene, bene. Io ce la metterò tutta, ragazzi, farò del mio meglio. È bravissimo anche perché, oltre a lavorare in Savart, la figata e secondo me la ganzata è che fai il giardiniere. Quindi, giusto, no? Giusto, certo. Andiamo? Andiamo assieme. Guardiamo insieme appunto i due metodi di affilatura: affilatura tradizionale con lime tondino ed affilatura con affilatrice elettrica. Quando affilare? Affiliamo quando ovviamente ci accorgiamo che la catena non taglia più, il lavoro del taglio risulta più faticoso, la motosega sforza di più. E in modo particolare ce ne accorgiamo perché il trucciolo che viene prodotto dalla motosega non è più un trucciolo bello corposo, proprio forma di trucciolo, ma è più una segatura, è più una polvere sempre più fine. Quando abbiamo appunto questa polvere fine, la catena proprio è arrivata alla fine, non può dare nient'altro. Guardiamo assieme allora il primo metodo, che è quello con lima e tondino, quindi affilatura manuale. Procediamo con l'affilatura manuale tramite lima e tondino. Per prima cosa, con un pennarello segnaliamo l'inizio della filatura, in modo di arrivare alla fine della filatura e sapere quando è ora di fermarci. Prendiamo una lima tonda della dimensione giusta della catena che stiamo andando ad affilare e un portalima. Questo portalima ci aiuta ad individuare l'angolo corretto di affilatura. Ad esempio, questa catena lavora a un angolo di affilatura a 30 gradi, non facciamo altro che posizionare il tondino all'interno del dente e inclinarlo esattamente di 30 gradi. L'operazione da fare, una volta identificato l'angolo corretto, è semplicemente di spingere in avanti il tondino ed effettuare una leggera rotazione in modo da far lavorare il tondino dentro il dente. Sono sufficienti un paio di passaggi, adesso ne facciamo tre per sicurezza, portiamo in avanti la catena, torniamo a bloccare, passiamo al dente successivo. Andiamo avanti ancora, passiamo al dente successivo. Questo per tutti i denti della catena rivolti dalla nostra parte. Una volta finito l'affilatura su tutti i denti, in questo caso stiamo facendo il dente destro, giriamo la motosega sulla morsa e procediamo con l'affilatura dei denti nell'altro verso, del dente sinistro. Dopo che abbiamo effettuato l'affilatura su entrambi i lati della nostra catena, il passaggio successivo è quello di abbassare il delimitatore. Il delimitatore non è altro che la parte della catena che ci determina quanto profondo il taglio deve andare. Io consiglio solitamente ogni affilatura, o al massimo ogni due affilature, di abbassare un pochino il delimitatore, se no ci troviamo con una catena che non va a tagliare correttamente. L'operazione si svolge in questo modo: prendiamo una guida, la posizioniamo tra i due denti, facciamo uscire il delimitatore si affila con una lima piatta, diamo un piccolo passaggio di lima sul delimitatore e questa operazione la
la facciamo per tutti i denti. Questa operazione può essere anche fatta senza strumenti particolari, basta passare sopra il delimitatore, dare una passata o due, l'importante è che siano tutti della stessa misura, eliminare la stessa quantità di materiale per ogni delimitatore. Ora vediamo come si affila una catena con un affilatore elettrico. Abbiamo la nostra catena di passo 3,25, la mettiamo sulla nostra morsa, stringiamo la morsa in modo che rimanga bello saldo e una volta regolata l'angolo di affilatura, in questo caso è una catena che si affila a 30 gradi, facciamo una prova a vedere dove, diciamo, quanto materiale dobbiamo andare a prelevare in modo che vada a contatto con la mola, accendiamo la mola e procediamo con l'affilatura. Sblocchiamo la mola e passiamo al dente successivo. Riblocchiamo la mola. Una volta affilato tutti i denti da questo lato, passiamo al lato opposto, giriamo la nostra mola, diamo sempre un'inclinazione di 30 gradi, blocchiamo la morsa, effettuiamo la stessa operazione. Grazie Paolo! Devo dire che sei stato molto ma molto chiaro, abbiamo visto un sistema più manuale, quindi se in mezzo al giardino avete grandi strumenti, vi basta una classicissima lima, comunque tutti i vari strumenti li trovate in descrizione, vi metto i link. Abbiamo visto anche il sistema, quello più automatico con quello all'affilatrice automatica. Ora, anche se non affilate, io raramente devo dire che affilo perché molte volte utilizzo la rotino, che è un po' più comodo, però è importante giustamente saperlo fare, perché metti che ti capita la domenica e devi tagliare qualcosa il sabato, per la domenica se ne hai bisogno, video tutorial del buon Paolino e l'abbiamo finita. Quindi ringrazio un sacco Sabard di averci dato comunque la possibilità di assistere a questa lezione. Se avete qualche commento, qualche domanda, li ho già messi sotto, quindi anche loro risponderanno sotto ai commenti, proprio qua sotto, a tutte le domande. Comunque vi lascio il link sia al loro profilo Facebook, perché c'è anche un bot interessante, e comunque qua sotto andate a vedere, al sito, tutte le varie cose. Che dire altro? Beh, spero di fare un altro video con te Paolo. Esatto, molto anche volentieri. È bravino Paolo. Quindi ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un bel mi piace, ti ricordo qua sotto i commenti se hai qualche domanda, qualche consiglio magari, o a volte guarda, certo. Sono consigli fantastici. Sempre. Niente, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.